Dottoressa Maria Sciarrino, direttore centrale ammortizzatori sociali IMSS, e Gianfranco Santoro, direttore centrale studi e ricerche IMSS. Vi saluto e li ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Abbiamo circa 10 minuti, forse anche qualcosa in meno, mi sollecita. Scusate un attimo, vediamo. Non sono collegati? Ditemi voi, io sono a disposizione. Scusate, c'è qualche piccolo problema logistico. Allora, iniziamo l'audizione, ricapitoliamo, iniziamo l'audizione in videoconferenza di Marco Cacciola in rappresentanza di A2U, Attrici Attori Uniti. Saluto e ringrazio, circa 5 minuti. Prego a Marco Cacciola. Buongiorno a tutte e a tutti. Non so se riusciremo a finire come l'altra volta. Allora, sarò molto veloce, dato che la precedente audizione tutte le rappresentanti erano unanimamente d'accordo nel rifiutare questo schema di decreto legislativo. Io farò un intervento più politico, poi mandando invece la memoria. L'intervento più politico è perché questa modalità che viviamo da 3 anni ci sembra alquanto dispersiva, e la mia domanda, sono io a fare una domanda ai membri del Parlamento, sperando, cioè delle commissioni, sperando che ci sia qualcuno della maggioranza e non come l'altra volta, a che cosa servono queste audizioni, in quanto dopo 3 anni in cui ci avete chiesto una mano, un aiuto come esperti del settore, visto che siete voi a dover legiferare e non noi, dopo questi 3 anni in cui vi abbiamo mandato memorie, scritto addirittura una legge popolare, scritta da lavoratrici e lavoratori, ecco, aspetto magari che cambi il presidente, spero mi sentiate in questo momento di cambio, ditemi se devo fermare oppure posso andare avanti. Evidentemente non mi sentite, quindi attendo. Può parlare, la sentiamo, la commissione è in ascolto, a prescindere da quell'avvicendamento dei presidenti. Prego, si avvia a concludere. Quindi, grazie. Mi scusi, mi faccia fare l'intervento, visto che il ritardo... Sì, l'intervento è di 5 minuti, le ricordo. Sì, guardi, ho un cronometro. Allora, dicendo appunto, ribadendo come sempre, che rifiutiamo questo schema di decreto, in quanto dopo 3 anni... va assolutamente contro a tutto ciò che abbiamo fatto insieme ai membri delle commissioni, perché discontinuità non è la stessa cosa di disoccupazione. Quindi io faccio una domanda a voi, vi chiedo a cosa servono queste audizioni. Ripeto, una riforma strutturale, sinergica, prevede più strumenti, non uno che risolva tutti i problemi, per cui lo sportello è fondamentale. Infatti l'emersione del lavoro nero, fin troppo utilizzato nel nostro settore, ed è quello grigio, vedi, dispersione o evasione contributiva, non si risolverà. Cito la collega vostra, onorevole dalla Chiesa: ci vuole stabilità economica per questi lavoratori, quindi anche lei sarà d'accordo a rifiutarlo, visto che la stabilità economica è peggiora, visto che le leggi non possono essere peggiorativi, ma facendo così si sostituisce un'indennità a un ammortizzatore sociale e non si aggiunge. Quindi vi chiedo appunto a cosa serve questo, visto che molti di noi vi hanno mandato memoria, addirittura le organizzazioni sindacali confederali vi hanno mandato uno schema che dimostra che questo strumento messo a regime potrebbe autosostenersi, visto il maggiore gettito fiscale e contributivo. Ma ripeto, non c'è una misura unica che salva la vita. Per cui, fatte tutte queste domande, chiedo a voi, diteci qualcosa, noi attendiamo, vi diamo una mano, ma se poi la mano viene rimandata indietro e peggiora tutto, ovviamente i lavoratori e le lavoratrici unite non potranno altro che fare azioni pubbliche forti di contrapposizione e di lotta. Sono qui a rispondere alle vostre domande. Grazie. Piccolotti, prego. Grazie mille. Purtroppo c'era un po' di confusione, c'è un audio un po' basso, quindi spero di aver
compreso il senso dell'intervento, ovviamente si comprendeva ed è l'ennesima audizione in cui si chiede il ritiro di questo schema di decreto e quindi credo che ci siano già stati dati gli elementi di fondo. Volevo chiedere però a Marco Cacciola di tornare un attimo sull'aspetto dello sportello anti-evasione e degli strumenti che vengono chiesti per contrastare il lavoro nero in questo settore in modo che si possa tenere conto anche di questo specifico aspetto. Grazie. Allora, grazie per la domanda, spero così si senta meglio. Come ci siamo detti e dette molte volte, ovviamente sono molto felice che ci sia qualche rappresentante di INPS, perché è con INPS anche che si deve discutere, prescindendo il fatto che comunque poi è il governo che decide, INPS esegue. Non serve uno strumento solo, bensì per sostenere un settore c'è bisogno di un sistema, un ecosistema di carrucole, chiamiamole così. L'indennità di discontinuità ovviamente è fondamentale perché istituisce finalmente, come nel tutto il resto d'Europa, l'idea che il nostro lavoro sia discontinuo per natura. Quindi noi abbiamo non una discontinuità di lavoro, bensì una discontinuità di reddito, cioè continuiamo a lavorare ma non siamo sotto contratto. E questa cosa ormai l'abbiamo ripetuta come l'Ave Maria. Cosa succede? Che però purtroppo a monte, se bisogna dare dei parametri, le giornate lavorative non sono significative dal momento in cui molti lavoratori e lavoratrici non vengono assunti con la contribuzione che finisce per esempio nella propria cassa di riferimento, ma finisce magari in gestione ordinaria o in gestione separata. Per esempio le pubbliche amministrazioni non possono assumere i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo o quando si fa, facciamo sempre gli stessi esempi, magari una festa privata in cui un attore, un'attrice, ma anche un tecnico che monta le luci o mette le musiche per un matrimonio, potrebbe con lo sportello, così come succede in Francia con il corrispettivo Gouzeau, essere messo in regola anche con il versamento dei contributi nella propria cassa di riferimento. O per chi lavora all'estero, cosa che ovviamente avviene tantissimo nel nostro settore e che anche il governo stesso vuole implementare, perché è anche un valore aggiunto per la nostra nazione che la cultura venga esportata. Così, e questo dimostra che questi strumenti insieme potrebbero veramente sostenere il settore e soprattutto potrebbero autosostenersi grazie al maggiore gettito fiscale e contributivo. Grazie. Ringrazio Cacciola di A2EU, Attrici e Attori Uniti, e proseguiamo con le audizioni. Abbiamo ora l'audizione in videoconferenza del direttore centrale ammortizzatori sociali dell'INPS, dottoressa Sciarrino, e dottor Santoro, direttore centrale studi e ricerche dell'INPS, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla web TV della Camera dei Deputati. Sì, va bene. Grazie. Inizia a parlare il dottor Santoro. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io darei subito la parola al dottor Santoro, che è il direttore centrale di studi e ricerche, per poi aggregarmi io. Vai. Prego, non dottor Santoro. Con la preghiera di essere inquadrato dalla Camera e di parlare a alta voce e lentamente. Grazie. Certo, e perché in videoconferenza è un po' difficile anche riuscire a spiegarsi bene. Abbiamo provato a proporvi delle slide, possono essere probabilmente condivise se voi mi date l'autorizzazione. Prego i tecnici se possono. Procediamo? Sì. Vedete? Sì. Può procedere. Ok. Ok, e intanto vi ringrazio per l'occasione che ci date di poter dare il nostro contributo nell'ambito dell'analisi dello schema di decreto legislativo in oggetto. E vi anticipo che comunque, come già sapete, noi abbiamo fatto parte di un gruppo di lavoro istituzionale come INPS per la costruzione del decreto legislativo insieme alle altre amministrazioni competenti in materia, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Cultura. Sto provando a proiettare, vediamo se vedete.
Vedete? Vabbè, i principi può di delega, procedere, sì, vediamo. Contribuire all'articolo 2,6 della legge 106 del 2022, penso che li conosciate bene, ma ripercorriamo velocemente. Prevedono la tutela dei lavoratori scontinui nel settore dello spettacolo, con l'introduzione di una indennità di scontinuità per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, in ragione appunto della frammentarietà e della discontinuità di cui si parlava anche poc'anzi appena siamo entrati, caratterizza i lavoratori dello spettacolo. In questi principi deroga c'è una definizione dei requisiti di accesso, quindi ci sono date indicazioni in ragione del carattere discontinuo e sono previsti limiti annui di reddito, limiti minimi di prestazioni lavorative e il reddito derivante in misura prevalente da prestazioni rese nel settore dello spettacolo. Quanto in riferimento ai criteri di calcolo in indennità giornaliera di importo massimo e numero massimo di giornate previste appunto dalla delega. Nel delega sono previste le fonti di finanziamento con una dotazione iniziale del Fondo per il Sostegno Economico e Temporaneo SET di circa 40 milioni di euro annui, che sono stati incrementati e trasferiti sono stati incrementati da trasferimenti disposti dal cosiddetto Cura Italia e dalla legge di bilancio del 2023 e quindi per una dotazione complessiva di 100 milioni per il 2023, 46 per il 2024, 48 per il 2025 e 40 milioni a decorrere dal 2026. Ovviamente a queste risorse si possono aggiungere, come prevede la delega, risorse conferite a titolo di oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e i contributi di solidarietà a carico dei lavoratori che percepiscono compensi superiore al massimale contributivo oggi pari a circa 113.000 euro e soltanto per la quota di retribuzione eccedente il massimale e risorse eventualmente derivanti dalla revisione degli ammortizzatori sociali e dell'indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo. Che cosa... aspettate che non so se voi vedete... Vedete le tabelle? No, è rimasta la slide. Non le vediamo. Adesso? Sì. Ok, perfetto. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione all'INPS per i lavoratori dello spettacolo nell'anno 2022. Come vedete ci sono impegnati circa 647.000 soggetti, lavoratori nell'anno, di cui con una retribuzione media di circa 11.200 euro e un numero medio di giornate retribuite nell'anno pari a 96 circa. Come vedete esiste una grossa eterogeneità di intensità di impiego fra i lavoratori autonomi e a tempo determinato e dipendenti a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo indeterminato sono circa 86.000 con una retribuzione media annua circa 26.000 euro a fronte di 250 giornate circa di lavoro. Come vedete però i lavoratori invece a tempo determinato, i lavoratori autonomi, lavoro di tempo determinato e stagionali, i dipendenti e i lavoratori autonomi hanno un numero di giornate notevolmente più basso, con importi di retribuzioni notevolmente più basso, circa 5.300 euro per i dipendenti e 9.600 per gli autonomi. Quello che si vede nella tabella sottostante, che rappresenta il numero di lavoratori dipendenti classificati per classi di giornate retribuite limitatamente ai lavoratori a tempo determinato e ai lavoratori stagionali, si vede una grossa percentuale di questi lavoratori è concentrata fino a 29 giornate, 117.000 su circa 191.000 e come vedete il numero di giornate retribuite nell'anno è pari a 6, con una retribuzione media nell'anno di circa 638 euro. Quindi una quota di rilevante di lavoratori occasionali la cui attività principale probabilmente non è svolta nel settore dello spettacolo oppure esistono delle motivazioni diverse a cui accennava il precedente intervento. I lavoratori dello spettacolo sono in numero crescente, circa il 23% dal 2015 al 2022, ma con anche qui un comportamento eterogeneo perché esiste un decremento di circa il 5% di occupati a tempo indeterminato. Vedete un grafico dove si vedono i lavoratori autonomi, dipendenti a tempo indeterminato e stagionali nella loro dinamica in serie storica dal 2015 al 2022 e come vedete l'intensità del lavoro, cioè qui non si vede ma ve lo dico che l'intensità del lavoro non ha subito variazioni rilevanti nel tempo eccetto
una riduzione dei lavoratori e del numero medio di giornate nel periodo pandemico 2020 e 2021, come tutti noi sappiamo. La platea dei lavoratori dello spettacolo interessati a questo provvedimento è la platea dei lavoratori autonomi, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, e dei lavoratori dipendenti a tempo determinato che svolgono attività connessa alla produzione e alla realizzazione di spettacoli, quelli che chiamiamo quelli lavoratori del gruppo A. Esiste poi una parte dei lavoratori del gruppo B, cioè dei lavoratori autonomi, compresi i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a tempo determinato che prestano attività non direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, però individuati da apposito decreto interministeriale perché comunque lavori che contribuiscono o sono strumentali alla realizzazione degli spettacoli. Sono invece esclusi completamente i lavoratori a tempo indeterminato. Lascerei la parola alla dottoressa Sciarrino, sì, per una disamina, diciamo, della parte dei requisiti, sì, e delle altre condizioni previste dal decreto. Sì, intanto buonasera a tutti di nuovo. Appunto, i requisiti sono sintetizzati in questa slide. Sostanzialmente andiamo a mettere in evidenza i requisiti di residenza, per cui hanno diritto alla prestazione i lavoratori e i cittadini dell'Unione Europea e gli extra europei in Europa presenti in Italia da almeno un anno. Viene individuato il requisito reddituale e quindi il reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione come reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, e la misura nel limite massimo di 25.000 euro nell'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda. Viene individuato un numero minimo di giornate accreditate al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e chiaramente vengono neutralizzate tutte quelle giornate di contribuzione figurativa che vengono accreditate a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavori autonomi dello spettacolo, quindi la vecchia ALAS e indennità di NASPI, ALAS che sappiamo dal 1 gennaio 2024 essere soppressa. Poi ancora i redditi da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è obbligatoria l'iscrizione e il fondo. Sono sotto, mentre ripeto, la norma fa riferimento, individua come platea tutti i lavoratori autonomi, cococò, i lavoratori sono esclusi, i lavoratori di titolari rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda. Fanno eccezione però i rapporti di lavoro intermittente indeterminato, per cui non sia prevista l'erogazione dell'indennità di disponibilità o siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per quanto riguarda la misura, questa viene riconosciuta sulla base di un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, sempre nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda, per una capienza massima di 300 giornate annue complessive. Anche in questo caso, come si è detto, vanno detratte tutte quelle giornate che sono coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzata. L'importo poi erogato in unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili, rapportato chiaramente alle giornate contribuite derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per cui è richiesta l'iscrizione al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. Sono state stimate le giornate medie indennizzabili pari a 38 ore per un importo annuo di 1.443 euro. Ancora, come è stato già sottolineato dal collega, la indennità di discontinuità prevede anche l'introduzione di una contribuzione figurativa, per cui le giornate per cui si riferisce l'indennità verranno accreditate figurativamente presso il fondo pensioni lavoratori precedenti fino a dello spettacolo fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito. C'è anche presente la quantificazione, rimando chiaramente alla slide, e poi ancora la contribuzione che è finanziata con un onere a carico del datore di lavoro o committente, quindi pari all'1% dell'imponibile contributiva, anche una quota a carico dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,
pari allo 0,50% della retribuzione dei compensi che però eccedono il massimale contributivo. Poi ancora c'è una riduzione del contributo di solidarietà, ma ripeto, rinvio eventualmente alle slide. Ecco, l'altro appunto, cioè, evidenzia, volevo evidenziare anche appunto questo principio di incumulabilità, indennità di malattia, di maternità, infortunio e con tutte le indennità legate agli eventi legati alla disoccupazione involontaria, quindi NASPI, disoccupazione agricola, eccetera. È anche incompatibile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro e con l'assegno ordinario di invalidità. L'INPS chiaramente metterà in atto una procedura alquanto semplice e semplificata, ripeto, per accedere, per consentire l'accesso alla presentazione della domanda non appena sarà chiaramente pubblicato il decreto. Sarà prevista un'istruttoria centralizzata e poi chiaramente, nel rispetto di quello che è stato previsto nel decreto, procederà poi ad una rielaborazione degli aventi diritto e una rielaborazione della quota in modo da garantire, come richiesto il parere del Consiglio di Stato, l'erogazione dell'indennità a tutti coloro che hanno i requisiti e che possono avere diritto al compenso. Grazie, passo ai quesiti. Prima di passare la parola ai colleghi, volevo chiedere, vista la capienza del fondo istituito in legge di bilancio prevista per il 2023 pari a 100 milioni di euro, chiedevo come se ritenevate di utilizzare tutta la provvista finanziaria dei 100 milioni e non soltanto dei 40, e se su questo ci sono state interlocuzioni con il MEF, perché prima avete citato soltanto il Ministero del Lavoro e il MIC, ma volevo capire se in questa modifica di applicazione fosse intervenuto anche il MEF. E poi l'altro è sui tempi di pagamento, capire quali sono i tempi di erogazione. Poi passo la parola al collega Amato. Prego. Facciamo tutte le domande e poi tutte le risposte. Amato, Movimento 5 Stelle. La ringrazio, Presidente. Volevo sapere dal dottore, lei mi cita come lavoratori autonomi 70.000 persone con 39 giornate utili. Poi diciamo che ce ne vogliono 60 per accedere al fondo. Poi dipendenti a tempo determinato 48 giornate utili. Quindi io vorrei capire, ma questa discontinuità noi la facciamo per chi lavora o per chi ha avuto problemi al momento? Perché 39 giornate che non mi danno l'opportunità di accedere al fondo perché non ne ho raggiunte 60, mi dite che discontinuità è, come l'avete calcolata? Perché avete ritenuto di mettere insieme lavoratori autonomi, che è la maggior parte degli attori, che lavorano non a contratto a tempo determinato né a contratto a tempo indeterminato, ma lavorano a fatturazione, quindi sono lavoratori autonomi? Noi partiamo da una discontinuità che dovrebbe essere utile agli attori nei periodi di fermo e andiamo a finire a una sorta di sussidio che viene dato a chi non lavora. Quindi che tutela hanno i lavoratori autonomi che non possono arrivare a 60 giornate lavorative? Perché se prendiamo il comparto cinema, 60 giornate lavorative mi assicurano un reddito ben oltre i 25.000 euro. Parliamo di chi non ci arriva alle 60 giornate. Noi con questo decreto e con questo studio mi dite come li aiutiamo? Orfini, Partito Democratico. Sì, grazie. Diciamo, io mi aspettavo un altro. Ringrazio gli auditi che ci hanno spiegato il decreto legislativo, ma quello lo conoscevamo, nel senso che lo fa il governo. Mi aspettavo un altro tipo di esposizione, ma cerco di arrivarci con le domande. Ho due domande sostanzialmente. Una più sul merito e una più sulla filosofia. Quella che riguarda il merito, mi aggancio anche a quanto richiesto dal Presidente Mollicone. Voi avete stimato, leggendo nelle slide, che è anche quanto aveva annunciato il Governo, 1.500 euro come contributo medio. Il Governo, quando ha varato il decreto, ha anche stimato la platea
dei beneficiari, che come diceva il collega Amato è molto ridotta, intorno ai 20.000 beneficiari previsti. Tanto vi volevo chiedere se anche a voi risulta questo, nel senso 1.500 euro, ce l'avete detto, di media annuale per circa 20.000 persone o giù di lì. Perché se così fosse sarebbe implicita la risposta a quanto chiesto correttamente al Presidente Mollicone, cioè noi staremmo ragionando su un monte complessivo di risorse molto distante da quelle teoricamente disponibili nell'anno in corso. Perché lo chiedo? Perché vorrei capire se, diciamo, nel gruppo di lavoro interistituzionale al quale avete partecipato, si è ragionato sulla dotazione del 2024, cioè 46 milioni o quanti sono, intorno ai 40 milioni, o se si è immaginato, come a mio avviso si dovrebbe fare, come sicuramente cercheremo di fare nella discussione della legge di bilancio, su 100 più 40, cioè sul trascinamento delle risorse colpevolmente per un ritardo del governo non utilizzate nel 2023, cioè quando attraverso un emendamento costruito insieme al Presidente Mollicone le avevamo rese disponibili quelle risorse, però per il 2023 il governo ha fatto tardissimo, perdendo un anno i decreti legislativi, però quelle risorse ci sono e logica vorrebbe che si trascinassero al 2024. Quindi mi chiedo se voi avete ragionato su questo o meno, perché altrimenti noi abbiamo, diciamo, si evincerebbe la volontà del governo di rinunciare ad utilizzare quei 100 milioni che il Parlamento aveva messo a disposizione per l'erogazione dell'indennità di discontinuità. Punto primo. Domanda più filosofica. Mi pare del tutto evidente, anche da come voi l'avete raccontata, ma dalla scrittura del decreto, che noi stiamo parlando di una misura di ristoro economico, come avete scritto nella slide, che è cosa completamente diversa dalla filosofia dell'indennità di discontinuità come prevista dalla legge delega. Ora non sto qui a citare tutto quello che noi abbiamo detto nella discussione parlamentare, tutte le forze politiche, come abbiamo concepito il percorso che ha portato a quella norma, l'hanno detto tutti gli auditi, però noi abbiamo immaginato una cosa, la banalizzo, scusatemi ma i tempi sono rapidi, una misura che servisse a riconoscere come lavoro quelle fasi che oggi non sono riconosciute come tali dalla giurisdizione, cioè l'attore che prepara, che studia per preparare una parte, il musicista che compone, eccetera eccetera eccetera, e sta lavorando ma secondo le norme non è quel momento riconosciuto come lavoro, quindi non è scorretto dargli la disoccupazione perché sta lavorando, non è un disoccupato, e quindi costruiamo attraverso un faticoso percorso parlamentare una norma che immagina un nuovo welfare in cui quei periodi lì, adesso non entro nemmeno nel calcolo delle giornate, sto alla filosofia, hanno bisogno di essere riconosciuti come lavoro e quindi si pensa a quella che noi abbiamo definito in norma indennità di discontinuità. La vediamo trasformata in un bonus, cioè in una misura di ristoro economico. Ora, al netto delle polemiche politiche che ognuno di noi farà nel momento della discussione, è ovvio che stiamo parlando di una applicazione della delega quantomeno fantasiosa. Ecco, cioè, rispetto a quello che c'è scritto lì, noi abbiamo snaturato una misura. Perché lo chiedo a voi? Voi mi potreste rispondere, chiedilo al governo, e avreste anche ragione. Non fosse che diversi auditi qui hanno spiegato e ci hanno detto che la resistenza all'applicazione, alla trascrizione della delega in una norma, in un decreto legislativo che fosse pertinente a quanto scritto in delega, veniva dall'INPS. Allora, siccome io non credo che l'INPS scriva le leggi, ma di norma ha il dovere di applicare le leggi che fa il Parlamento, e quindi non penso che, diciamo, questa resistenza sia davvero prodotta dall'INPS, vorrei su questo da voi delle parole di verità per capire se il nodo è, come hanno detto alcuni auditi e come un po' gira anche nel dibattito tra noi, che questa norma non si può fare come l'abbiamo pensata tutti quanti, visto che l'abbiamo voluta tutti trasversalmente alle forze politiche perché l'INPS è messa di traverso, oppure se questa è una calunnia nei confronti dell'INPS, allora sgombriamo il tavolo e ci rivolgiamo direttamente a chi ha scritto la norma. Grazie. Barzotti. Grazie Presidente.
Sì, anch'io ringrazio i nostri auditi di oggi e mi ricollego sostanzialmente a quello che hanno detto i colleghi e aggiungo una sollecitazione, cioè da quello che abbiamo sentito dagli auditi emerge quindi un'applicazione distorta di questa legge delega e quindi un allontanamento rispetto a quelle che sono le esigenze effettive del settore per come erano state rappresentate e per come sono state incamerate all'interno della legge delega e quindi della ratio legis. Ora, io mi chiedo, dato che nel tempo tanti istituti come la NASPI piuttosto che la DISCOL hanno visto un implemento delle tutele e quindi la cumulabilità rispetto ad altri istituti come la maternità, come l'infortunio, come altri istituti sostanzialmente, mi chiedo perché stiamo tornando indietro nel momento in cui si è definito uno strumento che ha uno scopo preciso, la legge ha avuto un percorso ben preciso, perché ai tavoli ministeriali a cui IMS evidentemente ha partecipato e ci ha detto appunto che hanno contribuito fattivamente alla redazione di questo testo che stiamo analizzando, per quale motivo IMS ritiene che bisogna sostanzialmente andare sull'incumulabilità quando di fatto nel tempo tutti gli altri istituti hanno visto comunque un miglioramento, un'implementazione in un'ottica di tutela del lavoro e dei lavoratori, cosa che in questo decreto assolutamente non vediamo e francamente trovo imbarazzante questo atto 86 che noi stiamo analizzando, anche per il fatto che tanti auditi ci hanno detto che questo decreto è da stracciare e rifare. Grazie. Piccolotti, Sinistra Italiana. Grazie mille, anch'io ringrazio gli auditi di IMS per le slide e per l'illustrazione, rimangono però alcuni punti non chiari che sono esattamente i punti su cui sono arrivate le contestazioni più nette da parte delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori dello spettacolo e che si aspettavano, per tornare su quello che i colleghi dicevano già, un'indennità di discontinuità in costanza di lavoro e non l'ennesimo ammortizzatore sociale ritagliato su una platea tra l'altro estremamente ridotta e incumulabile con gli altri istituti, quindi una platea ancora più ridotta dal fatto che le persone dovranno scegliere a quale istituto avere accesso, anche con alcune note particolarmente odiose, ora la dico solo così, io non so se IMS può chiarire per quale motivo questa indennità non è cumulabile ad esempio con l'indennità di invalidità, con la pensione di invalidità, magari c'è qualcuno che prende la misera pensione di invalidità, troppo misera che lo Stato italiano riconosce le persone invalide e contemporaneamente attraverso l'arte, la musica, un lavoro diciamo creativo prova a mettere in campo elementi di costruzione di un reddito più dignitoso, per quale diamine di ragione, lo dico con una certa nettezza, non può cumulare questi due istituti e se questo avviene solo su questa indennità o anche su altri istituti di welfare. Quindi questa è la prima domanda. La seconda è se i rappresentanti oggi presenti di IMS ci sanno dire qual è l'attivo del fondo pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, perché a noi risulta che sia diciamo una cifra piuttosto imponente, nel senso che molti versano ma poi non riescono ad andare in pensione diciamo su quel fondo e quindi ci sono dei contributi che vengono versati senza poi tornare nelle mani dei lavoratori. Vorrei sapere se si hanno notizie rispetto a questo, se corrisponde al vero e nel caso appunto quant'è l'ammontare di questo attivo, perché si di fatto disegnerebbe una situazione in cui i lavoratori dello spettacolo contribuiscono molto all'INPS ma ricevono indietro in termini di welfare molto poco proprio per le caratteristiche del lavoro che fanno. E l'ultima domanda è se l'INPS ha provato a suggerire al governo di distinguere
tra tipologie di lavoratori diverse, nel senso che ci sono alcuni dei lavoratori di questo settore che hanno determinate caratteristiche di intermittenza e hanno una larga parte del loro tempo impiegata nella produttività artistica, dalle prove, la prova costume, lo studio, la scrittura del testo, tutto lavoro di produzione culturale che non viene contrattualizzato e riconosciuto. Invece ci sono altre tipologie di lavoratori per cui la giornata corrisponde all'effettivo impiego di quel lavoratore, penso ad esempio alle maschere, che non hanno bisogno di un tempo di preparazione. Allora è evidente che siamo di fronte a due diverse tipologie di lavoro e quindi anche a la necessità di disegnare un welfare probabilmente differente, perché noi chiediamo di riconoscere i periodi di produttività culturale a tutti quei lavoratori che fanno un lavoro artistico e creativo, agli attori, ai registi, agli scenografi, ma non è detto che questo debba essere riconosciuto a tutti quelli che lavorano nel settore. Quindi volevo chiedere a INPS se c'era stata l'ipotesi di dividere e di provare a fare una scrematura fra appunto diverse tipologie di impiego. Prego. Prego, INPS può rispondere. Sì, cercheremo di andare in ordine. Diciamo, le sollecitazioni sono notevoli. Cominciamo quella del Presidente, che poi si ricollega a una cosa del Senatore Orfini, quanto riferimento alla disposizione transitoria, cioè sul fatto che esista una disposizione di fondi nel 2023 di 100 milioni e da questa prima formulazione del decreto non sono stati ovviamente tutti interessati. Allora, su questo il gruppo di lavoro, non ultimo, abbiamo fatto ieri una riunione e stiamo cercando di modificare questa norma transitoria per poter far sì che nel 2023 questi 100 milioni possano essere impegnati per i lavoratori del settore dello spettacolo. Devono essere, diciamo, perfezionate alcune conclusioni con la ragioneria e quindi, diciamo, non posso sicuramente io, diciamo, darvi delle indicazioni anticipatorie perché non le conosco, però questo problema ce lo siamo posti e stiamo cercando, cioè, come gruppo di lavoro, e stiamo cercando di risolverlo. Ovviamente l'interlocuzione è del tutto politica, come potrete immaginare. A questo punto, diciamo, intervengo anche sulla questione filosofica, visto che prende spunto del senatore Orfini, visto che prende spunto da questo ragionamento. Quello che vorrei precisare è che noi come INPS siamo un supporto ovviamente tecnico, non certo, diciamo, di indirizzo rispetto alle scelte che sono assolutamente politiche, e non dobbiamo e non vogliamo, diciamo, prenderci questa responsabilità che appartiene ad altri. Questo noi eventualmente possiamo soltanto dare il nostro punto di vista sulla base delle esperienze che abbiamo già nella gestione di alcune indennità che abbiamo avuto, e cerchiamo di mettere a disposizione la nostra esperienza per il decisore politico. Con riferimento, vado un po' in ordine sparso, però vorrei trattarli tutte le sollecitazioni, sempre alla prima parte dell'osservazione del senatore Orfini, quando fa riferimento al merito, no? È vero, confermiamo, sono quei 1.500 euro di contributo medio di circa 20-21.000 beneficiari. È evidente che, diciamo, nella scelta che vengono fatte di disegno di polisi... Scusi, per chiosare quello che sta dicendo, con una semplice operazione, 20.000 per 1.500 circa di media fa 30 milioni, quindi state al di sotto dei 40 attribuiti. No, diciamo, c'è una relazione tecnica che spiega tutti, diciamo, i movimenti se volete ve la proietto, diciamo che spiega tutti i movimenti delle varie componenti di spesa. Aspetti che lo prendo, perché sennò non vorrei... Adesso finisco e poi magari, se volete, possiamo andare nel dettaglio, diciamo, della composizione finale della spesa, perché
dal punto di vista delle coperture, diciamo complessivamente, lasciando stare il 2023 di cui conosciamo le problematiche, noi abbiamo coperture per complessive, diciamo un limite di spesa per indennità e discontinuità, il primo anno sono 52,6, perché c'è anche la copertura figurativa come spesa, cioè non c'è soltanto l'indennità, ma c'è anche il riconoscimento della copertura figurativa, cioè di quella contribuzione che non viene effettuata fisicamente dal lavoratore, ma che viene riconosciuta figurativamente, che è una spesa per la finanza pubblica. Forse probabilmente per questo che non tornano, diciamo, i conti con quelli in relazione tecnica e soltanto il riferimento alla spesa per prestazione. Tant'è vero che nella tabella in relazione tecnica, se vedete proprio la prima tabella, nel 24 ci sono circa 30 milioni in spesa per indennità, articolo 3, e circa 10 milioni in spesa per contribuzione figurativa, indicata articolo 4. Quindi per tornare al ragionamento, dicevamo che ovviamente, diciamo, come dire, il numero probabilmente dei beneficiari è limitato, probabilmente anche l'importo medio pro capite non sarebbe, diciamo, quello che ci sarebbe aspettato. C'è da dire che esiste un vincolo, oltre ai principi delega forniti dal Parlamento, c'è un vincolo che dipende dal budget di spesa che si può utilizzare. Quindi questo è quello che è stato ritenuto ottimo rispetto agli obiettivi, però ovviamente sono delle scelte che possono essere da questo punto di vista discutibili. In ogni caso, fermo restando, diciamo, le disponibilità finanziarie, aumentando il numero di beneficiari diminuisce ovviamente la prestazione media, aumentando la prestazione media diminuisce il numero di beneficiari. Quindi, a meno che non si voglia incrementare ancora di più la parte di contribuzione a carico del datore di lavoro, ovviamente questa è una scelta chiaramente politica, nonché eventualmente un incremento della contribuzione addizionale prevista, perché sono le fonti di finanziamento a cui avevamo accennato nella prima parte del nostro intervento. Mi scusi, ma allora quindi la somma dei 100 milioni come si raggiunge? No, stavo dicendo, cioè, questo è quello che la struttura. Il problema dei 100 milioni, fermo restando che non esiste la possibilità di portare, dal punto di vista della contabilità pubblica, di portare i 100 milioni dal 2023 al 2024, l'obiettivo, lo sforzo che stiamo Mi scusi se mi permetto, esiste la legge di bilancio che può farlo, questo lei è informato? Scusate, dicevo a normativa vigente, ovviamente la legge di bilancio può fare qualsiasi cosa. È una prassi abituale differire i finanziamenti, mi scusi, questo l'INPS lo sa bene, perché è prassi abituale che da una legge di bilancio all'altra, se ci sono delle somme inutilizzate, vengono fatti degli emendamenti di differimento per l'uso delle stesse. Quindi voi avete già deciso che noi non lo facciamo, cioè il Parlamento non differirà i 60 milioni rimanenti. No, per capire come è stata fatta questa valutazione e con chi, che è la domanda che le ho fatto poi, in quale sede? Forse non mi sono spiegato bene, cioè noi qui siamo abbiamo fornito anche al gruppo di lavoro il supporto tecnico e stiamo cercando di capire come è possibile, diciamo, spendere quei soldi della legge del 2023. Ovviamente noi non ci pronunciamo su differimento del 2023-2024 attraverso modifiche normative o di altro tipo, noi non lo gestiamo e non riusciamo, diciamo, a entrare nel merito su questa questione. Noi stiamo Ho soltanto detto che stiamo cercando di fare il possibile per poter spendere questi 100 milioni. Forse non mi sono spiegato bene, ma insomma era questo. Sì, così è più chiaro, grazie. Prego, proceda. Stavo dicendo, quindi per tornare alla scelta, diciamo, che però è di policy, quindi rispetto a quello che diceva il primo senatore, mi scuso che non ho sentito bene il nome perché è andato via un po' la comunicazione. Comunque, come avevo fatto vedere nella distribuzione, diciamo, dei lavoratori dipendenti, quindi non dei lavoratori autonomi, e se volete possiamo arricchirla anche di quella distribuzione per classi di giornate lavorate, quello che noi osserviamo dalla statistica è che vediamo che ci stanno una serie di lavoratori
che sembrano, forse non sarà il caso dei lavoratori autonomi, ma sicuramente lo sono i lavoratori dipendenti, che sembrano, diciamo, veramente lavoratori occasionali rispetto al mondo dello spettacolo. Per questo, diciamo, immagino che nel fare una scelta a budget, diciamo, limitato, sia fatta una scelta di garantire questa forma di indennità ai lavoratori che hanno una continuità maggiore, un'intensità di impiego maggiore durante l'anno. Sto cercando di riprendere un attimo sulla senatrice Barzotti, senatore. Dunque, qui sul problema dell'incompatibilità, anche qui secondo me io la vedo in questo modo, diciamo, con un problema di limitare la spesa delle prestazioni. Cioè, avendo a disposizione soltanto 40 milioni nella disposizione a regime, sono state fatte delle scelte che purtroppo non hanno consentito, per problemi di spesa, di fare in modo che queste prestazioni possano essere compatibili. Nell'ultima domanda, non so Maria se vuoi dire qualcosa tu. La incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità, si tratta di una prestazione questa che è regolata dalla legge 222, che è connessa a natura proprio pensionistica, non si tratta dei trattamenti di invalidità che vengono riconosciuti nel caso di accertamento di invalidità civile, cioè dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di invalidità. È un altro istituto giuridico che, ripeto, associa lo riconoscimento dello stato di invalidità al versamento contributivo, che poi dopo N rinnovi, dopo le visite, diventa pensione di vecchiaia, raggiungimento chiaramente dei requisiti. E l'incompatibilità di questa prestazione già esiste, per esempio, per la NASPI. Soltanto questa, cioè i trattamenti ordinari di invalidità civile, sono assolutamente cumulabili. Allora, una veloce richiesta di precisazione al collega Amato. Grazie, Presidente. Poi dobbiamo procedere con le audizioni, che c'è UNITA e ci sono gli altri. Dottore, io avevo chiesto una cosa specifica sugli autonomi. Lei mi ha parlato di nuovo dei contrattualizzati, cioè gli autonomi sono la maggior parte degli attori. Voi mi state dicendo che in questa vostra consulenza, in questa vostra non so come dire, consulenza appunto fatto al tavolo, avete escluso totalmente 35.000 lavoratori autonomi, perché se mediamente sono 39 giornate lavorative e lavoratori autonomi avete detto che sono 70.000, io vado solo in media, quindi voi avete escluso 35.000 lavoratori autonomi da questa discontinuità. A me sembra totalmente assurdo. Grazie. No, non era una richiesta di precisazione, quindi era una chiosa. Va bene. D'accordo, allora io ringrazio i rappresentanti dell'INPS e procedo con le audizioni velocemente, perché siamo sul limite dell'aula. Grazie, vi saluto. Grazie. Arrivederci. Dove sta? Questo? Ecco. Allora, procediamo velocemente con l'audizione in videoconferenza di Andrea Cegna, in rappresentanza del coordinamento discontinuità, che saluto e ringrazio, e chiedo l'assenso per la web TV, richiamandolo ai 5 minuti tassativi, perché siamo con inizio d'aula. Grazie. Assenso alla web TV, e starò anche in meno di 5 minuti, perché molte delle cose che volevo dire sono già state dette, partendo dal fatto che chiaramente anche grazie all'intervento dei rappresentanti dell'INPS è sempre più chiaro che questo riordino della legge delega non possa essere accettato da un mondo come quello dello spettacolo, che è un mondo variegato e complesso, e che questa legge in qualche modo non tiene in considerazione nel suo complesso.
In primis perché in questo riordino, per esempio, non solo migliaia di lavoratori autonomi vengono esclusi, ma non solo lavoratori autonomi, anche chi lavora per cooperativa o meno, perché non raggiunge il numero dei 60 giorni di lavoro cosiddetto retribuito, perché molti dei lavori, non solo quelli di chi fa spettacolo, ma anche di chi deve scrivere una scenografia, preparare una scenografia, allestirla, costruirla, pensarla o fare una produzione, organizzare una produzione come quella dei grandi concerti in aree non adibite solitamente ai concerti, sono giorni, mesi di lavoro che poi non vengono riconosciuti e spesso non vengono riconosciuti anche perché ci sono alcune partite IVA, per esempio la mia, altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche che non versando in contribuzione EMPALS non raggiungerebbero mai le 60 giornate di richieste per poter accedere a questa misura. E quindi se un riordino va fatto anche nella semplificazione, nel riconoscimento delle complessità di questo mondo che non si può basare solo su giornate minime e numeriche, ma anche su contribuzioni non solo massime, anche minime, per esempio, no? Perché come c'è un massimo a cui non si può accedere, su cui anche faccio notare che 25.000 euro lordi per un lavoratore autonomo alla fine dell'anno non sono questo gran prendere, se una persona fattura 20.000 euro forse ha bisogno di qualche supporto economico per sopravvivere, forse anche sul limite massimo ci sarebbe qualcosa da dire. Quindi va semplificato davvero il lavoro all'INPS, riconoscendo un'ampia categoria di chi lavora nel mondo dello spettacolo, cambiando radicalmente la visione di questo aspetto. E in questo, mi spiace, c'è una questione culturale. Non bisogna aver paura di ragionare su una questione, quella della indennità, o anche chiamarla in maniera più semplice, che spaventa molte e molti, reddito. Cioè, quando una persona di questo settore non è in scena, non è detto che non lavora. Queste forme di contribuzione non possono essere un una tantum, una mancetta annuale, ma deve essere una misura strutturale che permetta a queste persone di poter svolgere un lavoro fondamentale come quello dello sviluppo dell'ambiente culturale, quindi della crescita culturale di un paese. E quindi dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter lavorare con dignità anche quando non si ha un contratto, anche quando non si lascia una fattura. E questo va pensato e studiato in maniera intelligente, riconoscendo che il mondo del lavoro cambia, che alcune tipologie di lavoro sono differenti da un'altra e quindi deve essere una maniera strutturale di continuità di reddito per quelle persone ovviamente che ne hanno bisogno. Che cosa voglio dire? Un grande cantante, un grande attore che fa anche 5 spettacoli all'anno e guadagna decine e centinaia di migliaia di euro non ha bisogno di accedere a questo tipo di formula, ma ha la responsabilità di dare qualcosa agli altri, perché è grazie ai facchini, è grazie ai tecnici, è grazie alle maschere che lui guadagna quei soldi, e quindi ci deve essere un contributo di solidarietà. E quindi invito tutte e tutti non a fermarsi ai tecnicismi del mondo del lavoro già esistente, ma a ripensare strutturalmente la questione. Sono 4 minuti e 20 secondi, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Passo ora la parola al presidente dell'Associazione Unisca, Massimo Pontoriero. Prego. Assenso web e può intervenire. Assenso al web, dati i tempi avvio il mio counter e tendenzialmente leggerò per essere molto stretto. Allora, nel quadro del processo di riforma avviatosi a partire dal periodo pandemico rispetto al settore creativo delle arti e dello spettacolo, e pongo l'accento su questa definizione estesa del settore che non è solo spettacolo e che rappresenta una galassia di operatori tra loro interdipendenti e interconnessi in un unico sistema che dovrebbe rappresentare l'identità culturale nazionale. Unisca ritiene che il reddito di discontinuità, nella sua concezione originaria, non questa, per quanto importante, dovesse essere trattato alla fine di un processo che veda prima di tutto la ridefinizione chiara ed estesa del perimetro del settore, come ha detto il collega che ha appena finito prima di me, la sua semplificazione, lo sportello cui ha accennato il collega Cacciola di A2EU, la razionalizzazione delle risorse e degli incentivi ad esso destinati e, importantissima, la riforma delle tutele di base, contrattuali, previdenziali e assistenziali.
temi che sottendono alla realizzazione di un contesto proficuo per lo sviluppo delle opportunità di lavoro prima e soprattutto per la crescita del succitato patrimonio culturale nazionale. In merito a ciò riconosciamo che questo dispositivo ha un unico importante valore, cioè quello di porre con l'articolo 1 le basi concrete per il riconoscimento giuridico della discontinuità reddituale dei lavoratori del settore creativo, definendone il perimetro, quindi lavoratori autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato, lavoratori a tempo indeterminato intermittenti senza obbligo di chiamata, in continuità con i principi sanciti dalla legge 106 e la 175 da cui il codice dello spettacolo proviene. Purtroppo queste basi vengono collocate in una norma periferica e quindi noi riteniamo e chiediamo, perché è essenziale, che il legislatore completi l'opera modificando conseguentemente l'articolo 2,1 del decreto legislativo 182 del 97, che definisce la classificazione in gruppi dei lavoratori, la quale finora è stata la principale causa di mistificazioni, abusi, contraddizioni, esclusioni nel campo delle tutele dei lavoratori. Ad esempio, questo risponderebbe anche in parte a quanto detto dal direttore INPS quando dice che i lavoratori sembrano occasionali, ma non lo sono. In aggiunta a ciò è fondamentale fare un passo in più sul tema della comprensione della concreta modalità strutturale e caratteristica con cui i lavoratori intrinseci del settore, cioè i creativi che sono totalmente esclusi da qualunque situazione di cui parliamo, gli autori, gli artisti e le figure tecniche, operano nel quotidiano, cioè il fatto che i contratti diversi di cui all'articolo 1 possono avere diversa durata, possono anche sovrapporsi tra loro nello stesso periodo, determinando soprattutto una discontinuità reddituale. Non è tanto la discontinuità dei contratti con un periodo di non contratto e di non lavoro, ma il fatto che pur sovrapponendosi non determinano quella continuità reddituale che è l'elemento centrale di questa attività. Ed è una frammentazione contrattuale di varia genere. Facciamo degli esempi molto banali. Un musicista al mattino produce un file audio di un arrangiamento per un committente come lavoratore autonomo. Alla sera va a fare uno spettacolo con la sua band che è gestita da una cooperativa e nel pomeriggio insegna in una scuola come collaboratore o come lavoratore subordinato intermittente a tempo indeterminato, non continuativo. Lo stesso vale per gli attori che magari fanno il doppiaggio in forma autonoma, insegnano anche loro, poi fanno invece uno spettacolo come subordinati. Quindi non esiste quella concezione dell'autonomo, del subordinato, è una discontinuità contrattuale che si sovrappone, che vede tutte le forme contemporaneamente in capo alla stessa persona. Questa è la cosa che ha fatto rendere l'ALAS una stupidaggine. Ma se sostituiamo una stupidaggine con qualcosa che non risolve alcunché, anche se lo mette insieme perché fa un bonus una tanto, non risolviamo nulla. Quindi il concetto è che le necessità che questa norma avrebbe dovuto risolvere, ma che non risolve, e che invece, anche stando alle audizioni dei rappresentanti del MIC durante l'11 e 12 ottobre scorso, quando ci è stato detto che è un'interpretazione restrittiva degli articoli 2,4 e 6 della legge 106 che ha portato a considerare questo istituto come una disoccupazione, un sostituto delle altre forme di disoccupazione anziché il reddito di discontinuità di cui noi abbiamo sempre parlato, a questo punto si parli di una disoccupazione universale, e se una disoccupazione universale deve essere, vuol dire prendere la NASPI, estenderla a tutti quanti, ragionare in termini di 4 anni di reddito e non di un anno di reddito che non ha alcun senso e così via. Per concludere, come molti già hanno detto, questo dispositivo nasce da tutt'altri presupposti, ossia quello di aggiungere alle altre forme di welfare un reddito a copertura della discontinuità contrattuale. Ciò non è stato fatto e quindi se ne dovrebbe riparlare con chiarezza e calma, perché come hanno detto i colleghi di altre associazioni, a differenza della disoccupazione che è universale, il reddito di discontinuità sarebbe da destinare ai soli lavoratori intrinseci del settore. Quelli che, parafrasando quanto diceva Conrad, quando guardano fuori dalla finestra stanno lavorando. Vi consegniamo quindi tutte le proposte che Onistica ha elaborato, ve le abbiamo già mandate prima delle audizioni, riservandoci di altre integrazioni a disposizione per le domande. Grazie, concludiamo con Manuela Martignano in videoconferenza, vicepresidente della Musica che Gira, a cui chiedo l'assenso e do la parola.
Sì, grazie Presidente, concedo l'assenso. Anche io proverò a essere molto rapida, anche perché ormai dopo questi giri di consultazioni abbiamo tutti da dire le stesse cose, stiamo dicendo tutti le stesse cose. Non credo sia il caso, insomma, di entrare troppo nel dettaglio. Giusto perché resti a verbale, fra le tante cose che non vanno, sono problematici i parametri che determinano la platea, lo sono sia per la quantità ridotta dei lavoratori e delle lavoratrici, lo sono anche per la tipologia di lavoratori e lavoratrici a cui sarebbe destinato il provvedimento. È molto problematico l'obbligo alla formazione, perché le ore di studio e di preparazione sono già parte del nostro lavoro, sono parte integrante, una parte che stiamo provando da quando è iniziata la pandemia a far riconoscere, sia sotto il punto di vista legislativo ma anche sotto il punto di vista proprio concettuale, filosofico. La nostra discontinuità non è di lavoro, non è di formazione, non è di preparazione, è di reddito e di contributi. Questo ci sembra un passo indietro anche rispetto proprio alla consapevolezza del settore, che con la politica eravamo riusciti, pensavamo, a raggiungere nel lavoro di questi ultimi 3 anni. È molto problematica l'incompatibilità con le altre indennità. Io non sono, insomma, non faccio leggi, non so neanche se sia proprio legale, cioè pensare che si possa dire ti do un sostegno al reddito ma poi non c'è diritto alla disoccupazione, non so neanche se effettivamente sia una cosa che si possa fare, ma mi sembra comunque quantomeno si possa dire sia peggiorativa e ci porta indietro di nuovo di molti anni, quando era molto complicato far comprendere la differenza fra disoccupazione e discontinuità. Sono due cose diverse. Mi sembra però soprattutto che qui abbiamo un solo unico problema, e cioè che il decreto che ci troviamo a discutere oggi tradisca delle intenzioni del governo molto diverse da quelle che c'erano dietro alla legge delega. Dietro alla legge delega c'era l'intento a risolvere un problema strutturale del settore, non a darci l'ennesimo ristoro. Non siamo più durante il Covid. Durante il Covid però ci siamo accorti di quelli che sono i nostri problemi e pensavamo, con il lavoro di questi 3 anni, di essere sulla strada per risolvere quei problemi, non per continuare a collezionare una serie di cerottini. Cioè, questo cuore, quando lo apriamo per poterci poi permettere di correre come settore, dobbiamo fare l'intervento a cuore aperto, basta cerotti. Questa è la cosa che mi sento soprattutto di dire, perché possiamo entrare nei tecnicismi quanto vogliamo, purtroppo anche per noi, come per tutti i colleghi e le colleghe che si sono prima di noi espressi in queste e nelle precedenti audizioni, questo decreto è da ritirare, non c'è possibilità di emendarlo, non c'è possibilità di migliorarlo, è filosoficamente, concettualmente tutto sbagliato. È un po' frustrante dopo 3 anni pensare che si collezionino passi indietro, perché davvero pensavamo, insomma, che in questi 3 anni ci fossimo intesi. Vedo fra l'altro sempre durante le audizioni delle facce che vedo da tanti anni, quindi insomma, mi era sembrato anche che in maniera uniforme sia la maggioranza che le opposizioni di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni ci avessero davvero dato le garanzie che avevano compreso quale fosse il problema e che fosse un nostro diritto quello di trovare nella sede legislativa una soluzione finalmente definitiva. Ora, ripeto, non voglio stare, insomma, a far perdere tempo, siamo anche in ritardo, tanto le cose che sono state dette dagli altri colleghi valgono assolutamente anche per noi. Una cosa ci tengo però a dirla: noi manifesteremo in tutte le sedi che ci saranno possibili, chiederemo conto sugli organi di stampa, sulle TV, in piazza se servirà. Noi non ce ne andremo senza l'indennità di discontinuità.